Che strano. Capta un segnale proveniente da Novalis. Sembra una specie di richiesta di... Beh, ha subito qualche danno, ma ho visto di peggio. Forza, magari in città c'è qualcuno che può aiutarci. Aspetta, quello è Raritanium? Forse prima dovremmo potenziare le armi. Ora puoi scegliere un'arma. Ti mostrerò come funziona usando una delle mie. Non me lo lascerai sfuggire. Qui servirebbe del Raritanium, ma per questa volta te lo presterò io. Devi solamente scegliere una casella. È possibile creare delle sequenze. Completane una. Bene, conferma l'acquisto per concludere l'affare. Ehi, hai circondato un gruppo misterioso. Ti fornirà un grosso potenziamento. E questo è quanto. Ora prova con una delle tue. Ah, che bella invenzione, il Raritanium! Attenzione! Saltone, e saltone, e sal... Che credi di fare? Thank you.
è Sturacessi. Quei dannati Flarg disturbano le trasmissioni. E ora chi ci salverà? Salve, è un piacere averti qui. Stavo cercando... Ehi, ma non ci conosciamo? Ho avuto un piccolo déjà vu. Ah, non mi pare. Ma si vede che la mia memoria ha i filtri intasati. Comunque è dall'arrivo dell'esercito di Drake che tento di inviare una richiesta di soccorso ai Ranger. Ah, questa regione è piena di navicelle blargiane. Dobbiamo portarti via. Non andrò da nessuna parte prima di aver consegnato questo infobot al capitano Quark. Ci hanno abbattuti proprio mentre andavamo da lui. Posso dare un'occhiata? Ma certo, l'ho preso a un soldato blargiano. Fa pure. Oh, ma salve! Sono Alonso Drake, presidente della Drake Industries. Molti di voi si chiederanno: cosa spinge 300 guerrabot armati fino ai denti a marciare minacciosi verso una nave di classe G? La risposta è semplice, amici. Il progresso! Anni fa fuggimo nel sottosuolo per l'inquinamento che, forse o forse no, ma di certo una mano gliela data, l'azienda di mio padre ha causato. Da allora ci siamo riconvertiti dalla robotica alla costruzione di pianeti. Ora che il nostro progetto è quasi ultimato, non possiamo accumulare ritardo sulla tabella di marcia. E pertanto il nostro affabile esercito di guerrabot dovrà annientare chiunque abbia intenzione di fermarci. E la buona notizia? Non si aspettano il nostro arrivo! Quindi mettetevi comodi e state tranquilli nella consapevolezza che la Drake Industries sta lavorando per voi! La Drake Industries non lavora per voi. Noto che avete un piccolo problema logistico. Troviamoci alla vostra nave. In 448 potrete partire. Sbaglio o si è lanciato nelle fogne? Beh, sembra la via più veloce per scendere. Proviamoci. Un altro giro? Ehi, ti servono armi? Entra nel mio ufficio, Danny! Ottima scelta! Sì, e che adesso il fuoco cammini con te! Il sindaco Backwash è in pericolo! Sistemeremo la nave più tardi! Ora gli serve il tuo aiuto! Wow! È un esercito di nemici! Maledetti Blarg! Attenzione, cittadini! Avrete forse notato che siamo nel mezzo di una trasturante infortunina! Siamo al lavoro per contattare i Blarg e trovare una soluzione pacifica! Fino a quando non risponderanno al telefono! Sarebbe auspicabile che rimaneste chiusi in casa. Vai alla grande!
Clark, i nostri innumerevoli messaggi di espansione sono ancora senza risposta. Non voglio nemmeno pensare che ci siate evitato. Dunque, per favore, non tornate alla segreteria il prima possibile. Che siano finiti. Ne arrivano altri. La nave del sindaco. Messaggio urgente per i Ranger Galattici. Vi prego, abbiamo bisogno di aiuto. Sono Agnog Bakwash, sindaco del cratere Tobruk su Novalis. Il sindaco Bakwash farà una brutta fine se non lo aiutiamo. Ormai fossimo spacciati. È un piacere essere d'aiuto. Ma perché Drek vuole ucciderti? È per via di mio nipote, Skid McMarks. Aspetta, Skid McMarks? Il famoso overboarder? Mi ha inviato questo infobot da Aridia. E da allora sono braccato dai Blarg. Ecco, da un'occhiata. Ehi, zio Bakwash, sono Skid McMarks, hai presente, no? Tuo nipote. Sono con il mio agente all'inaugurazione di un negozio paradiso dello sport McMarks ad Aridia e credimi, qui è fantastico. Ho incontrato persone di ogni tipo. Fan, persone famose, gli sponsor della Gadgetron. Ho anche firmato autografi per queste creature che si fanno chiamare Blarg. Penso che siano ad Aridia per affari. Aspetta un attimo. Idrosaccheggiatore. Dispositivo illegale per il trasferimento dell'acqua. Forse questo non era destinato a me. Fermatelo! Al progetto! Aiuto! Qualcuno chiami il mio agente! Il mio addetto stampa! Anzi, nessuno dei due! Chiamate qualcuno che mi voglia bene davvero! Non voglio morire! Sembra che Skid McMarks sia nei guai. Raggiungiamo Aridia. Certo, ma prima dobbiamo riparare l'astronave. Ce l'hai fatta! Grazie per aver salvato il settore, amico. Torna indietro e vediamo di riparare quella nave. E così, Ratchet, Clank e l'idraulico iniziarono a riparare l'astronave. Ancora non sapevano che sarebbero giunti al cospetto di una vera leggenda e dei suoi bicipiti guizzanti. Ma prima, li attendeva il tirannosauro zombie mangiacervelli. Ehi, un attimo.
Non ricordo tirannosauri zombie mangia cervelli. Sì, è vero, questa festa. Beh, ora dovrebbe funzionare. Promettimi che porterai quell'infobot al capitano Quark. Promesso. Grazie dell'aiuto. Nessun problema. Al prossimo remake. Di potenziare il pirocidico. Ratchet e Clank scoprirono che la loro astronave appena riparata aveva un nuovo computer per il viaggio nell'iperspazio. Andiamo su Kerwan e avvertiamo i Ranger. Ragazzi, lasciamo un po' di respiro ai nostri eroi. Sarò lieto di rispondere alle vostre domande.